purtroppo noi siamo è Star Wars su internet. O che cosa? È Star Wars. Ma da dove arriva sto? Perché sento il rumore delle spade laser? Questo è Forever 21. Cosa significa? Dove? Lì in alto. Ah, è un cosa, un negozio di vestiti, la perché non lo diceva. Madonna, addirittura. Cos'è che me lo dice? Chi è che l'ha detto? Ieri mi sa qualcuno ci aveva detto questo pure per 21, andiamo a fare tutto. Che stiamo perdendo? Sono qui, sono qui. Sì, buia, sì, buia. Cioè è in assoluto la, il posto più bello insieme a Shinjuku. A me piaceva più Akihabara. No, io amo questo. Cioè aspetta, però pure questa è carina, dai. No, questo Shibuya è Tokyo. Shibuya è Tokyo ed è the best of the best. No ragazzi, Shibuya. E ho beccato un sacco di PD, dei gazzetti e tutti i sei botto, quindi... Oh mio Dio, è un enorme! Questa è la palazzo dove abbiamo preso il caffè, al secondo piano c'era Starbucks e da primo. È difficile la scelta per me. La scelta è Shinjuku, per me è Shinjuku. Per me è Shinjuku, però dovrete dei froci amici tu è Shinjuku no era un altro vaffanculo ma non ti ricordi niente lui mi prende per il culo poi manco ricorda magari mi ha preso per culo che manco si ricordava manco aveva capito un cavolo quello non è amici tuoi no non era questo il nome ma un po' così che no quelli vestiti i capelli lunghi quelli fighi quelli non fighi. Sono Shinjuku. Non era questo, no. Beh, sì, è Shinjuku. Ma Pochi. Pochi è una delle mignotte. Quel no, vedete, ci vediamo un quartiere. Una delle mignotte. Ti abbuchi Shoga. Ed è vicino a Shinjuku. Allora voglio vedere quello. Scusa, ma voi dovete quanti figli questi sono stati? Perché se... siamo andati ma no, ci siamo saliti. C'erano le foto ma non ci siete andati. Giusto va. Però al Kabuki Show ci siamo passati. Ci siamo passati così? Sì, quando siamo entrati ha fatto bene, questo è il partito migliore, passiamo velocemente. Ma perché velocemente? Ma questo stupido. Abbiamo fatto pure la foto. Cioè il quartiere più figo, passiamoci velocemente, no? Inizia a perderli. Se dov'era? Sono la casa che viene la carete, i vari i vetti. Quello era quello. Allora vedi che è un grande guarda quartiere. Qui dentro. Espongono la frutta come se fossero pezzi di... gioielli o cose del genere. Dove stiamo andando? Stanza cena. Come vedete c'è un pochino di gente.
ma solo un poco. Ma qui la gente è attraversa a caso. Sì, abbiamo gli incroci. L'incrocio come si attraversa a caso. Ti ho detto che potevi partire da qua e arrivare qua prendo questo. Guarda un po' una mattanza di... dove fanno da noi. Ecco un altro uomo in mascherina. Sì, questi non mettono la mascherina sia per lo smog sia se hanno il raffreddore. Lì fanno il raguan. Dipende poi cosa vogliamo mangiare. Meno male che ti sto riprendendo perché gli animali qua vanno male le foto con questo cucino. Ah, io c'ho la telecamera in HD. Bravo. In HD? Sì. In HD. La telecamera in HD, ragazzi. C'è una signora che sta così tanto vicino al culo di Andrea che mi preoccupa. Non so come volesse molestarlo in qualche modo. Una telecamera. Un bazzarato che a Mercurio. Sei sorda, io la sera lo sai che sono un'infanzia. Lo so, okay. Ormai ci ha fatto la più bella. Ormai ci ha detto che c'è per pranzo. Sì. C'è per pranzo. Dato che cena. Tanto ce n'hanno pochi clienti. Cena a tutti. Però c'è il Family Mart, se ci dice male prendiamo una Yakuman pure qui. Cioè Nikuman, che cazzo sto Yakuman. Raga, lì c'è Mercurio. Dai Rocca. Comunità 6, dobbiamo ricordarlo. Comunque là ci sta Mos Burger. O se no se volevo mangiare ramen, pizza, yakiniku. Yakiniku. Yakiniku che so? E la carne alla brace sulla... Basta tanto. Carne arrosto. È un pochetto. Ma non lo fare. Ah, mi spiace Chicco. Mi ispira quello su. Multa. Sì. È multa. La multa con la macchietta fotografica la fanno questo. Non vedi? Fanno la fanno a fare la multa con la macchietta fotografica, appena fatto la foto alla macchina, alla targa della macchina. Sì, una specie di iPad. C'hanno il computer perché foto, pam, foto sull'iPad. Ma perché non ci si può mettere qua? Ora fanno un'altra. E no, fanno foto alla targa. Ah, no, mo la segnano pure. Ah, ecco, ha fatto la foto. Che figo! Mi stavo perdendo, ricominciamo a camminare, altro la ripresa. Si dice ottimo lavoro in coreano, in giapponese. Buon lavoro, insomma. Oscar e Samade. No, nel senso che hanno fatto bene. Yatta? Yatta? Yatta è viva. Non è viva. È viva, vabbè dai, rende l'idea. Mi è beccata l'audizia. Ma lo sai perché yatta che significa? È del verbo yaru, che significa fare. Ah. E quindi è la forma passata del giapponese dal professore. È la futsuke passata di cosa? Del verbo. Sai che è verde. E dunque Sumimasen. Io ormai la parola che uso di più. Che stava venendo addosso lui, ah Sumimasen, scusa se me l'hai addosso. La sembra super educata così. E loro fanno ammazza le italiane, naturalmente riconosceranno che sono italiana, eh? Certo, non te l'accento, dice questa è prettamente italiana. Esemplare di pura italiana. Io la vorrei mangiare la carne arrosto, no, com'è alla brace però. Nikoyaki mi piacerebbe. Yakiniku, vabbè, ho mischiato su. Yakiniku mi piacerebbe, però quanto è costosa? Ma sono entrate? Mi sa di sì. A fare cosa? 1800? 1200? Ragazzi, c'è il nonno caffè! C'è il nonno caffè. Ma voi ci sono queste parole italiane? No, ma non è nonno, vedi, c'è il punto sì, in mezzo, sì, mi sì, sa. Lo so. Ah, è il nonno caffè. Non caffè. Ma questi fanno il yakiniku comunque, raga. Però non so, costicchia che sembra. No, non esageriamo allora. Cioè, deve essere la molto scialla. Vedi, può costare così? Facci dei prezzi, Rocca. Dai, Rocca. Cosa? Che cos'è un carubi? 1800? Che cos'è un carbi? Ma a me non mi spiace. No, cioè, non c'è mica tanto di buono. Fanno qualcosa? Mi sushi. Sente mori. 2000 yen. 2000 yen. 20 euro. Già. Circa. Già. Ma avete fame? Io col caffè da adesso sinceramente ho chiuso lo stomaco. Sarà che io non ho mangiato, cioè non l'ho preso con il libro. Non vorrei dire una cazzata, ma se questo è indiani.
Ah, mo so pure come si chiama Take Away in giapponese. Tegabaru? Omochi Kaeri. Ah. Omochi Kaeri. Mochi come? Mochi con lo... il mozzo. Prendi. Ah. Oh, non riesco. Prendi e torna. Mochi Kaeri. Lì c'è Mos Burger. Regalare che Mos Burger nelle pizzerie. C'è anche The Dublin al caffè. Ma Mos Burger che cosa è? È proprio un fast food, sì, insomma. Sì, è fast food. Food. Se no potremmo... Boh. Potremmo pure provarlo. Mi andrebbe bene, non ci sono mai stata. Mos Burger, voi ce l'hai mangiato? Non lo so. Io sì, ho mangiato a Kyoto, è buono. È buono? Io sì. Ma no, mangiamo qualcosa di locale. No, perché l'ultima volta con un mangiatoio ho fatto la... Oh no, giusto. Ma non sono da fare. Sai, niente sushi, niente tutto, ma tutto questo qua di più o meno. Che cosa da fare? Proprio oggi per me. Comunque la scelta dei pasti per noi diventa sempre una cosa difficilissima, ci mettiamo tipo 50 anni per scegliere, pure a pranzo. È incredibile, noi sempre, sempre. Che è un sexy massaggio? Sexy massaggio. Sexy massaggio. Qui c'è uno dei rametari con col bigliettaio, mi sa. No, rametari normali. Club Costa do Sol, no, del Sol. Ah, questo sta pure in America, se è quello che dico io. Ma tu in America ci sei stato sempre in un college? No, no, per cavoli miei. Oh, grande. Quanto tempo? Sono stato a Miami e / Caraibi una quindicina di giorni e poi una settimana a New York. Ammazza! Ragazzi, qui c'è un ragazzo che c'ha i torti! Vado di Andrea. Tascari, tascari! A dove lo vado a caro? Ci sono dentro? Sotto tutte le scarpe. Qui c'è niente. Posso riprendere in basso perché sono un sacco di gente che si copre la faccia quando li riprendo. Proviamo là? Vabbè, la interrompiamo per adesso.